All'indomani della processione del santo patrono della città si parla proprio di apparizioni, di edicole votive e della processione anche negli anni passati, una devozione verso San Michele che riguarda la città di Caltanissetta e non solo. Un appuntamento quello svoltosi martedì 9 maggio 2017 all'interno del Museo Diocesano, voluto da Movimento Rinascita Cristiana, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia e UCIM. Una conversazione dal titolo L'Arcangelo Michele, devozione tradizione, in presenza della docente di storia dell'arte Nadia Rizzo e dell'assistente spirituale delle tre associazioni Padre Calogero Panepinto. Questo incontro dedicato a San Michele Arcangelo tra devozione e tradizione affronta tutto un percorso che parte dalle apparizioni di San Michele sia nel passato ma anche negli anni proprio scorsi. Infatti nel 2008 a un fedele di Altavilla Milicia è apparso San Michele, e dopo queste diverse apparizioni questo fedele ha creato un punto di culto nuovo sulle montagne di Petralia all'interno del Parco delle Madonie. E dopo questo avvio, insomma, il percorso, invece, analizzerò tutta una serie di immagini che si riferiscono all'arte che ha celebrato San Michele Arcangelo, ma anche a tutta una produzione legata alla devozione, quindi i santini, le edicole votive e una cappella votiva che si trova sulla via delle Zolfare qui a Caltanissetta, e che è strettamente connessa anche alla vita delle miniere. I santini riflettono in verità, nella loro semplicità, alcuni momenti della vita, della storia degli uomini, per cui se i santini normalmente vengono così distribuiti durante le processioni dedicate per esempio a San Michele Arcangelo, dall'altro lato alcune sono state create in alcuni momenti precisi, come il momento successivo al lancio della bomba atomica o durante l'era fascista, con delle preghiere e anche delle immagini assolutamente connotative di quel momento e di quel periodo storico.